Un tour oggi di inaugurazioni per l'Area Vasta 3, sempre nel segno dell'investimento, del rinnovamento dei servizi. Diversi aspetti, tutti interessanti, proprio sul lato investimenti. È una delle direttrici sulle quali crediamo tanto. Serve l'investimento tecnologico, come nel caso di Civitanova, con una nuova apparecchiatura diagnostica a servizio dei cittadini, di quelle già collegate digitalmente alla rete che carica la nostra cartella clinica elettronica. Rispetto all'umanizzazione, come Recanati, aver messo la climatizzazione in una struttura che ospita in gran parte degli anziani, con le estati che ormai conosciamo, quindi settimane di altissime temperature, è un'attenzione alla persona a 360 gradi, non basta curare la malattia, bisogna far star bene le persone. Aver climatizzato quei locali, che era un desiderio espresso un anno fa, fa fare un passo in avanti a questo ospedale di comunità che ha mantenuto il punto di primo intervento, che continua a offrire servizi importanti, oggi lo potrà fare anche con la climatizzazione. Nel caso di Macerata, un altro segno ancora, si continua ad investire negli ospedali pur sapendo che il progetto è quello di realizzarne uno nuovo. Sono macchine importanti, dentro ci stanno le persone e aver fatto investimenti riguardo alle tecnologie basiche come l'impianto di riscaldamento piuttosto che la riqualificazione dei reparti come reparto di oncologia, quindi si occupa di questioni molto importanti, è il segno che non è un ospedale la scusa per non investire più su quelli vecchi. Si investe laddove ci sono le persone per poi realizzare qualcosa di nuovo che supererà tanti limiti che oggi abbiamo nella frammentazione del sistema della sanità per acuti.